Buongiorno ragazzi, eccomi qui. Ormai questo è diventato, direi, un appuntamento, anche se avrei preferito che l'appuntamento fosse vis-à-vis, però diciamo che è comunque un modo per sentirmi vicina a voi. Alla fine della lezione vi spiegherò anche qualcosa in più di questa nuova idea su cui sto lavorando in questi giorni, cioè quella di potermi connettere con voi tramite un programma di videoconferenze. Intanto passiamo alla lezione di oggi. Direi che sarà suddivisa in due momenti, uno diciamo più breve, in cui finirò il discorso che avevo iniziato la settimana scorsa, e cioè parleremo dell'artista Paul Gauguin, e poi uno un po' più, diciamo così, non pesante, assolutamente non pesante, ma più importante, ecco la parola giusta, importante, che riguarda invece l'analisi di questo dipinto. Mi viene da dire meraviglioso, ma perché non trovo un aggettivo adatto a descriverlo. L'avevo chiesto di dirmi quale dipinto avreste voluto vedere analizzato, purtroppo poi la nostra chat nell'aula virtuale del registro ha smesso di funzionare e quindi ho potuto ricevere pochissime indicazioni. Queste indicazioni mi davano questo dipinto come preferito, per cui analizzeremo La notte stellata di Vincent Van Gogh. Allora, prima di analizzare però La notte stellata, datemi un secondo, no, ho sbagliato, abbiate pazienza, ma ho aperto oggi un sacco di foto, eccomi qua. Allora, prima di analizzare La nostra notte stellata, andiamo invece, no, neanche questo, andiamo a leggere il libro. Quindi passo alla pagina 284 del nostro libro dove vi parla di Paul Gauguin. Allora inizierò leggendo, poi sapete che la mia strada poi si allontana dal libro, però iniziamo leggendo. Il pittore francese Paul Gauguin, 1848-1903, fu colpito dall'impressionismo per la luminosità del colore puro, dalle vetrate medievali e dalle stampe giapponesi per le forme semplificate, colorate, con campiture piatte, delimitate da linee di contorno nette. Se volessimo descrivere in breve com'è lo stile di Van Gogh, queste poche righe ce lo dicono. Infatti, dall'impressionismo cosa va a prendere? Scusate, Van Gogh, ho detto Paul Gauguin, perdonate. Cosa va a prendere Gauguin dall'impressionismo? Va a prendere il colore puro, cioè la volontà di utilizzare i colori il più possibile puri, non mescolati tra di loro, senza andare a creare quelli che tecnicamente vengono chiamati i grigi colorati, cioè quando noi mescoliamo più di due colori insieme. Però non è l'unica sua caratteristica, perché come stile possiamo vederlo benissimo. Da questo dipinto, il Cristo giallo, lo stile di Gauguin è anni luce distante dall'impressionismo. Non vediamo le pennellate distinte, veloci, non vediamo assolutamente una scena en plein air. No, non possiamo pensare che Gauguin abbia dipinto questo dipinto, sta male, abbia dipinto questo quadro all'aria aperta. Certamente non avrà mai visto una scena del genere. Poi guardate come questi personaggi, queste donne sembrano fluttuare nel vuoto perché non sono ancorate a niente, non ci sono ombreggiature, è veramente tutto il colore esteso in maniera piatta. Da dove prende questa idea del colore piatto con anche delle linee di contorno molto nette e precise? Le prende dallo studio delle vetrate medievali, dalle vetrate colorate, quelle che abbiamo studiato anche l'anno scorso, che in francese prendono il nome di vetrate cloisonné. Cloisonné potremmo tradurla in italiano con racchiuse, cioè c'è una linea di contorno, nel caso delle vetrate, di piombo che racchiude i vetri colorati. Dove noi vediamo questa linea di contorno? Ad esempio qua nel Cristo giallo si vede chiaramente un contorno preciso, veramente diversissimo dalla tecnica degli impressionisti, ma anche dalla tecnica di Van Gogh che andremo ad analizzare dopo. Inoltre, da chi è influenzato? Quindi dalle vetrate medievali, ma anche dalle stampe giapponesi. Qualcuno di voi ha fatto, anzi, tutti voi credo, abbiate già fatto il disegno
su una stampa giapponese che mi avevo dato di compito, avete visto come lì le forme erano semplificate, le linee ben precise, il disegno netto. Quindi prende ispirazione da queste tre: la luminosità del colore dall'impressionismo, il modo di stenderlo con la linea di contorno dalle vetrate medievali e la semplificazione delle forme invece dalle stampe giapponesi. In generale possiamo dire che questo artista è anticipatore di ben tre correnti artistiche. Una di queste correnti artistiche ha un nome difficile, si chiama cloisonnisme. Ho detto prima che cloisonné è il termine con cui si indicano le vetrate. Cloisonnisme è una corrente artistica, direi molto piccola, non molto diffusa, in cui gli artisti hanno appunto questa caratteristica di fare queste linee di contorno molto nette ed evidenti. L'altra corrente artistica di cui si può dire precursore è quella del simbolismo. Queste forme semplificate sono anche però forme simboliche. Questo Cristo giallo in mezzo delle donne invece bretoni, perché hanno quel tipico copricapo delle donne della campagna della Britannia e non della Gran Bretagna, della regione della Francia, della Bretagna. Dicevo, queste donne, insieme a questo Cristo giallo, hanno sicuramente un valore simbolico. Ci sono addirittura dei quadri dove questo simbolismo si vede ancora di più. Quindi, precursore del simbolismo, precursore dell'espressionismo, comunque, perché il colore non viene utilizzato come è nella realtà, ma la realtà viene deformata comunque dall'animo, dalle emozioni dell'artista, per cui anche Gauguin si può definire espressionista. Quello che sappiamo di lui lo sappiamo perché abbiamo visto un film bellissimo che a proposito vi ho lasciato in condivisione all'interno della nostra agenda sul registro elettronico. Dicevo, quello che sappiamo l'abbiamo visto in quel film, ma era ben poco. Vi avevo detto che per un certo periodo andrà a convivere con Vincent van Gogh. Ora, non voglio ritornare su questo discorso, vi ricordo solo che questa convivenza non andrà a buon fine, anzi finirà, si può dire, in tragedia. E ve l'ho ricordata perché poi nell'analisi della Notte Stellata c'è comunque un nesso con questa tragedia. La tragedia è che dopo l'ennesima lite tra i due, tra Van Gogh e Gauguin, Van Gogh, proprio in preda alla follia, si taglierà il padiglione dell'orecchio sinistro. Quindi c'è un epilogo veramente tragico. Ma perché Van Gogh e Gauguin non andavano d'accordo? Perché la loro visione dell'arte era completamente diversa. Di Van Gogh ne parlerò dopo, ma Gauguin cosa cercava? Il vostro libro dice: cercava un paradiso selvaggio, lontano dalla civiltà corrotta. Vuol dire che cercava un luogo, direi oggigiorno ormai pressoché inesistente, dove ancora la civiltà non avesse modificato quella che era la purezza, secondo lui, primitiva, selvaggia, che gli uomini e la natura anche aveva prima che appunto la modernità si impossessasse di tutto. Proprio alla ricerca di questa civiltà paradisiaca che non esiste, viaggiò molto e quindi andò in tante altre, visitò tante terre lontane dalla Francia, la Martinica, dice il libro, Panama, Polinesia, Tahiti e anche le isole Marchesi, dove morì. La personalità forte e tormentata di Gauguin, la ricerca sempre delusa, e certo delusa, non poteva trovarlo questo mondo, non esisteva neanche allora, figuriamoci oggi. Dicevo, la ricerca sempre delusa di un mondo incorrotto, ormai perduto, lo portarono verso una forma d'arte antinaturalistica di contenuto simbolico. Quindi, certo, le forme sono realistiche, però sono forme completamente astratte, estratte dalla realtà, e il contenuto è simbolico. L'espressività delle sue opere, dipinte a memoria e non dal vero, è esaltata dal colore piatto e antinaturalistico, come si può osservare nel corpo del Cristo
o nelle chiome rosso-arancioni degli alberi della Crocifissione dipinta in Bretagna. Quindi Gauguin cosa fa? Affida il colore proprio alla pittura il compito di esprimere le sue emozioni. Per questo dicevo che è un espressionista. Gli ultimi suoi quadri ritraggono uomini, donne, bambini, appunto, nella Polinesia e nelle isole Marchesi, dove poi morì abbastanza giovane anche. Queste opere vedono appunto queste donne, soprattutto donne, spessissimo ritrarrà la sua compagna, con dei tratti che ricordano molto le figure religiose dell'arte rinascimentale, no? Questi tratti così sereni, così direi belli nella loro perfezione. Però capite che questo tipo di pittura è veramente all'opposto di quello che invece Van Gogh aveva in mente e che voleva esprimere attraverso la sua di pittura. Non vado avanti, ah no, finisco questo paragrafetto, poi passerei direttamente a Van Gogh. Cercò via via di semplificare l'immagine e la forma per arrivare a uno stile sintetista, cioè uno stile sintetico, stilizzato, caratterizzato da forme molto semplici, un po' come abbiamo detto nelle stampe giapponesi, contornate da una linea scura e colori accesi, stesi con pennellate ampie e prive di chiaroscuro. Nonostante la forza espressa dai colori intensi e contrastanti, i suoi personaggi hanno spesso un aspetto malinconico. Sì, perché queste donne, queste sorte di Marie, no? Perché assomigliano un po' alla Madonna in certe espressioni, hanno però spesso questa espressione del volto, anche se così semplificata e non particolareggiata, malinconica. Io non voglio andare oltre a parlare di Gauguin, lascio a voi il compito di leggere l'analisi di quest'opera d'arte, questa che si intitola Tamatete, cioè il mercato, e vorrei andare come dire, ad analizzare un'opera meravigliosa di Vincent van Gogh. Dire meravigliosa, come ho detto all'inizio, è dire poco. Io non voglio riprendere tutto il discorso che abbiamo già fatto su Vincent van Gogh, perché abbiamo visto con lui, su di lui appunto quel bellissimo film che si intitolava Loving Vincent. Però alcune cose per poter descrivere la notte stellata le dovrò riprendere. Allora, non parto dall'inizio, ecco, proprio brevemente, prima di arrivare alla notte stellata. All'inizio, l'abbiamo visto nel film, Vincent van Gogh non aveva intenzione di fare il pittore. Aveva una situazione personale, familiare, davvero, davvero triste. Vi avevo raccontato che in famiglia, soprattutto la madre, ma anche il padre, non l'avevano mai veramente amato o accettato. Questo può sembrare strano, perché in realtà Vincent van Gogh è il primogenito di questa famiglia. Il padre è un pastore protestante, la madre è una donna molto religiosa. Però qual era la sua colpa, almeno agli occhi dei genitori? La sua colpa era stata quella di essere, anche se in realtà io prima ho detto il primogenito, diciamo il primo figlio in vita, ma il secondogenito di questa coppia, che aveva avuto un altro figlio prima di Vincent, che aveva chiamato anche questo figlio Vincent, ma il bambino era nato morto. Quindi, o poco dopo la nascita, ora non ricordo. Quindi, quale colpa dà la madre? In maniera ovviamente assurda, è ovvio che Vincent non aveva nessuna colpa e poi era stato chiamato così dai genitori. La madre lo incolpa in cuor suo di aver preso il posto del primo Vincent, che per lei era il Vincent perfetto, per lei era il Vincent che ogni madre avrebbe sempre desiderato, mentre questo secondo Vincent non solo gli aveva rubato il posto, ma era solo la brutta copia del primo. Lo so,
Non è una cosa normale, probabilmente la madre aveva avuto un esaurimento nervoso, probabilmente aveva dei problemi, però questa è la situazione. L'essere non mai amato, né mai accettato dal padre che lo riteneva capace di ben poco, crea un feedback, crea un substrato, crea un precedente nella sua infanzia, nella sua vita di giovane, che lo segnerà tutta la vita. L'unica cosa di cui lui ha veramente desiderio è quella di trovare una persona, all'inizio una donna, poi sarà un amico quando capirà di non riuscire a trovare una donna, di trovare una persona che gli voglia bene veramente. L'unico che veramente gli vuole bene è il fratello, però capite che a un individuo non basta l'amore del fratello minore. Aveva bisogno anche dell'amore di una compagna, di una moglie, aveva bisogno dell'amore degli amici e tutto questo non l'avrà, soprattutto l'amore di una donna non l'avrà mai. Ho voluto fare questa premessa per farvi capire qual è un po' la situazione di questo artista. Io di solito non mi soffermo mai sulla vita, sapete bene che do poche notizie, ma di Munch l'altra volta meno, di Van Gogh oggi molto di più. Se non riusciamo a comprendere la sua vita, non riusciamo neanche a comprendere il modo che ha di dipingere, perché sono strettamente legati. Qui vediamo i mangiatori di patate. C'è un abisso tra il modo di dipingere i mangiatori di patate e il quadro che ad esempio è sotto, cioè la camera da letto ad Arla. C'è un abisso, ma perché in mezzo sono passate tante cose, sono cambiate tante cose nella sua vita. Quando dipinge i mangiatori di patate, si trova in una regione molto povera del Belgio, perché dopo essere stato rifiutato al seminario, uno degli insuccessi che il padre gli rimprovererà sempre, cercherà almeno di farsi, diciamo così, assumere come missionario laico. In questa regione, però, in mezzo a questa povera gente che qui ritrae con cruda verità, questo quadro si potrebbe definire realista perché somiglia molto ai quadri del realismo che abbiamo già studiato, qui capirà che non riesce ad aiutare il prossimo quando lui stesso ha bisogno d'aiuto, quando lui stesso si fa carico troppo delle sofferenze che lo circondano e quindi non può aiutare gli altri perché è lui il primo a aver bisogno di essere aiutato. Comunque parte a dipingere molto tardi, grazie al consiglio del fratello Teo, che gli consiglia di fare questo come se fosse una valvola di sfogo, quasi, diciamo così, per, non dico passatempo, non, passatempo non è la parola esatta, però potremmo dire lo convince a fare questo. Perché pensa che lo possa aiutare, ecco, come un aiuto. Lo invita ad andare a Parigi, qua adesso non ripeto quello che avevo già detto in classe. Dopo Parigi, dove conoscerà gli impressionisti, si recherà ad Arles. Ad Arles, forse vive uno dei periodi più felici. Infatti, in questo periodo troviamo dei quadri molto più solari, con colori caldi, troviamo l'uso del rosso, che vi ho già detto. È il colore che lui usa raramente perché lo associa all'affetto, all'affetto della famiglia, all'affetto degli amici. Quindi, nell'ultimo periodo in cui invece si sente molto solo e il suo tormento è cresciuto tantissimo, il colore rosso scompare, o quasi, o assume delle tonalità più violacee, quindi non è quel rosso caldo. In questo quadro, la camera di Van Gogh ad Arles, forse uno dei quadri più sereni, anche se nonostante sia uno dei più sereni, c'è comunque qualcosa che turba. Lascio a voi la risposta. Se prima o poi riuscirete a darmela, magari nella discussione, ecco, anzi, me la darete nella discussione che faremo la settimana prossima. C'è comunque qualcosa che turba, anche se ci sono elementi di serenità, come il colore arancio del letto, come il rosso della coperta. Tuttavia, qualcosa che inquieta c'è anche in questo quadro. Di questo quadro non ne voglio parlare adesso,
anche se è meraviglioso, e neppure di questo. Voglio andare direttamente in questo momento alla notte stellata. La notte stellata è, secondo me, veramente un capolavoro come ne escono pochi, come veramente, diciamo così, ne escono uno a periodo, ecco, non mi viene un'altra parola, no? Se noi pensiamo, non so, al primo Rinascimento o al Romanticismo, eccetera, c'è un quadro che più di ogni altro può rappresentare quel periodo, e se noi parliamo del post-impressionismo, Van Gogh, io direi che tutti lo ricordano, soprattutto per questa notte stellata. Ora fatemi tornare un attimo. Scusate, fatemi tornare un attimo. Ecco qua. E voglio mettervi l'immagine della notte, solo l'immagine della notte. Ecco qua. Allora, aspettate che la sposto un po'. Apro anche un attimo un'altra pagina che mi servirà dopo, abbiate pazienza un secondo. Ecco qua, aspettate, ecco qua, sì, siamo a posto. Un altro minuto, allora spero di aver fatto tutte le cose per bene, perché sapete che a volte io mi preparo tutte le foto, mi preparo tutte le pagine, eccetera. Poi, se non le metto nell'ordine giusto, io parlo, parlo, e voi, anziché vedere quello che voglio farvi vedere io, vedete tutt'altro. Adesso, per un attimo, vi tengo lì, me che parlo e l'immagine della nostra notte stellata. Allora, vi ho insegnato che quando andiamo a fare l'analisi di un dipinto, la prima cosa che dobbiamo fare è quella di, come dire, di darne i dati essenziali. Allora, in questo caso, chi è l'autore? C'è scritto anche sul vostro libro, l'autore è Vincent van Gogh. Il titolo è La notte stellata. In che anno è stato dipinto? Nel 1889, quindi pochi anni prima della, o l'anno prima, adesso non ricordo, o lo stesso anno. Sapete che sto, sì, l'anno prima, ecco, l'anno prima della sua morte. Tecnica in questo caso è olio su tela. Le dimensioni non sono grandissime, più o meno è grande come l'urlo che abbiamo analizzato la scorsa settimana. Si tratta di un dipinto di 73 centimetri in altezza per 92 centimetri in larghezza. Quindi, se vi dovessi chiedere come si, diciamo, sviluppa questo dipinto, voi mi dovete dire in orizzontale, perché la dimensione orizzontale supera quella verticale. Dov'è collocato adesso? Si trova a New York, al Museum of Modern Art, cioè a quello che viene detto MoMA. Ok? Quindi le notizie preliminari sono queste. Mi manca solo da dire qual è la corrente di riferimento. Potremmo dire sia post-impressionismo che cioè che precede espressionismo. Quindi precursore dell'espressionismo, eh? Vanno bene tutte e due, o mi dite che è un precursore dell'espressionismo, oppure mi dite che è un post impressionista. Allora, la prima cosa che dobbiamo fare sempre quando andiamo ad analizzare un quadro è questa: darne le notizie, proprio quelle di base, niente altro che le notizie di base. Subito dopo dobbiamo andare. Adesso qua ho ancora, stavo guardando sotto l'immagine, perché io non vedo le stesse cose che vedete voi. Subito dopo dobbiamo fare la descrizione. Ecco, la descrizione che avete fatto nelle vostre analisi, siete stati bravi, ve lo dico, ho dato tanti bei voti, siete stati tutti bravi. Però questa volta vorrei qualcosa di più nella descrizione, dovete lasciarvi andare un po' di più. Siete stati un po' stringati nella descrizione. Vi ho detto che dovete analizzare anche i minimi dettagli, per cui cosa potremmo dire? Certamente quando io vi chiedo se è un paesaggio, se è un ritratto, se cos'era, se era una natura morta, se era
eccetera, eccetera, voi dovete dirmi che è un paesaggio. Più specificatamente, è un paesaggio notturno, è importante, e dove ci troviamo? In campagna o in città? In campagna. Quindi è un paesaggio di campagna notturno o nella notte. Andiamo a descriverlo un pochino più nel dettaglio. Qual è l'elemento che ci colpisce di più? Non è facile. Qui l'occhio, secondo me, si muove su questo dipinto, non riesce, secondo me, a fermarsi su un dettaglio. Nell'urlo era più facile, no? C'era questa bocca spalancata, quest'uomo che urlava, che non poteva non colpirci, non poteva non attrarci. C'era quella balaustra inclinata che non poteva fare da non fare da divisione. Qui è tutto un po' più difficile. Vedrò di leggere adesso senza dire qual è il più importante e ci torniamo in un secondo momento. Allora, cosa vediamo? Vediamo un piccolo paesino. Un paesino fatto di case con le finestre illuminate. Si vedono quindi le luci all'interno di queste case. C'è la luna. La luna è una falce di luna, quindi non è la luna completa. Ci sono delle altre stelle, probabilmente ce n'è una molto grande che potrebbe essere Venere. Il cielo però è un cielo molto particolare, sembra percorso dal vento o da una strana elettricità, perché non è un cielo, come potrei dire, non è un cielo fisso. E cosa c'è inoltre? Non ho detto prima, nel paesino di campagna, oltre alle case, c'è una chiesetta con questo campanile che spicca perché è più alto di tutte le altre, ma spicca anche perché non è un campanile che si trova normalmente dove Van Gogh ha dipinto questo quadro. Ci torno dopo. È un campanile tipico dell'Olanda, il paese natale di Van Gogh. Ma Van Gogh, quando ha dipinto questo quadro, si trova invece in Francia, in una casa di cura per malattie mentali, in un manicomio, chiamiamola così. Allora, c'è questo campanile con questa punta così acuminata. Poi cosa c'è ancora? C'è questo cipresso enorme, che interrompe il paesaggio. Da una parte, però notiamo ancora una sorta di bosco che sembra più un'onda di un maremoto che si abbatte contro questo paesino di campagna, no? Più che un bosco, più che le sagome degli alberi, sembra una gigantesca onda che sta per travolgere il paesino. Io direi che come descrizione oggettiva, cioè quello che vedo, potrebbe essere sufficiente. La descrizione soggettiva di questo dipinto potrebbe tenerci qua per ore, anche perché ogni storico dell'arte, ogni studioso, ogni spettatore legge in questo quadro qualcosa di diverso. Quindi io farò la mia interpretazione soggettiva, sempre passando attraverso però quella oggettiva che vi ho appena fatto, andando ad approfondire quella oggettiva. Allora, andiamo a vedere un po' più, come dire, da vicino lo stile, lo stile di questo dipinto. Van Gogh ha utilizzato, delle pennellate molto brevi, ma molto anche, direi, spesse, molto materiche, ecco, sono in rilievo. Perdonatemi, torno un attimo, interrompo un attimo perché devo farvi vedere un'altra immagine che spengo un attimo questa. Ho bisogno di farvi vedere un'immagine differente. Ecco questa. Ecco, guardate lo stile di Van Gogh. Vi accorgete che le pennellate, soprattutto lo vediamo benissimo qua nella luna, emergono, sono tridimensionali. Quindi
Queste pennellate sono capaci veramente di creare un effetto tridimensionale a tutta l'opera. Sono capaci di rendere, come dire, evidente anche l'andamento di tutte queste linee, no? Perché non sono piatte, sono proprio sporgenti. Notiamo soprattutto queste pennellate così materiche in alcuni punti, nelle stelle, le notiamo nel cielo, le notiamo anche però in quell'onda che vi dicevo prima che vuole travolgere il nostro villaggio. Allora vado avanti a descrivere, speriamo di riuscire a fare tutto. Aspettate, sto pensando come fare, così voi mi vedete, vedete ancora questo. Sì, è giusto. Va bene, allora sto cercando di capire come fare. Abbiate pazienza. Sì, ok, vado avanti. Scusate questa interruzione, ma non vorrei parlare e poi accorgermi che voi non avete visto quello che io volevo farvi vedere. Allora, torniamo, stavo dicendo, al nostro Van Gogh. La direzione di questi segni colorati segue proprio la forma delle figure, ve ne accorgete benissimo in questa foto che vi ho preparato, no? Le linee nei tetti sono oblique, i cespugli invece sono curvi, le montagne sono ondulate, il grande cipresso sembra una fiamma, no? Una fiamma, ecco, questo cipresso ha un valore simbolico grandissimo, eh? Anche se in questo quadro sono anche altri gli elementi che hanno un valore simbolico. Il cielo è animato da, come sembra, travolto, percorso da questi vortici, no? Che non lasciano pace, che come quando c'è un vento fortissimo che spazza via e travolge. E le stelle si dilatano all'inverosimile, partono da un puntino per poi dilatarsi all'inverosimile, no? È una, veramente una situazione che mai voi potreste vedere nella realtà, ma come abbiamo già detto, questo pittore, come altri pittori dell'espressionismo, la realtà la travolge, la stravolge, la deforma per tirar fuori il proprio stato d'animo. E qui lo stato d'animo di Van Gogh è diverso dallo stato d'animo che abbiamo visto nella camera ad Arles, perché siamo già nel periodo finale della sua vita, quando già è stato ricoverato nell'ospedale, quando già, diciamo così, le crisi depressive si sono impossessate di lui e si fanno più frequenti. Quindi questo quadro è secondo me caratterizzato soprattutto da una cosa, da un dinamismo estremo, no? Tutto in movimento. Unito però anche a un'instabilità, a un'incapacità di ancorarsi a qualcosa che solo la mente di una persona come lui, instabile e senza punti di ancoraggio, poteva essere in grado di creare. Allora, devo fare, so che, come dire, faccio a volte delle digressioni, però secondo me è importante. Mi sono segnata degli appunti proprio perché devo dirvi una cosa a questo punto. Questo quadro, ve l'ho detto prima, è stato dipinto mentre si trovava nel manicomio di un paesino vicino a Saint-Rémy. Quindi si trovava in questo manicomio. Qui conosce il dottor Gaucher, che poi abbiamo ritrovato nel film, appunto. E in questo manicomio Van Gogh gode però di una, chiamiamola, condizione privilegiata, perché tutti gli altri pazienti hanno la loro camera e sono costretti a rimanere nella loro camera. A Van Gogh non si sa bene per quale motivo, forse perché erano pochi ricoverati o non si sa bene perché. Viene concesso di utilizzare, oltre alla propria camera, anche un'altra stanza che lui attrezzerà come studio. Gli verrà proibito di dipingere in camera, ma gli sarà assegnata quest'altra stanza al pian terreno dove lui potrà dipingere. La sua camera invece si trova ai piani superiori.
Cosa farà allora Van Gogh? Van Gogh, quando sarà nella sua camera solo, utilizzerà questo tempo per prendere appunti, per fare degli schizzi, per scrivere al fratello Teo che voi sapete era sempre rimasto in contatto con lui. E mentre appunto si trova nella sua camera, torno un attimo a questo paesaggio perché lo devo un attimo nascondere per farvi vedere un'altra cosa. Ecco, mentre si trova nella sua camera, comincia a prendere appunti. Guardate che somiglianza tra questo paesino che lui aveva solamente schizzato, probabilmente vedendolo dalla finestra, e il paesino che invece noi vediamo qua. C'è però una cosa da dire. Che anche in questa immagine, in questo schizzo, il campanile della chiesa non poteva essere il campanile della chiesa che lui immaginiamo vedesse dalla sua finestra, perché non sono così i campanili nella zona dove c'è il manicomio che l'aveva accolto. Oltre a questo schizzo ce n'è un altro, adesso lo ecco qua, dove vediamo ad esempio dei cipressi, no? Vedete come questi cipressi, aspettate che spengo quello di prima, no, mi sono spenta io stessa, come questi cipressi assomiglino tantissimo al cipresso che lui aveva poi dipinto nella sua notte stellata. Quindi durante questa sua permanenza nell'ospedale gli viene permesso di dipingere e qui lui dipingerà in maniera furiosa, dipingerà qualcosa come... due tele ogni 3 giorni, cioè un ritmo di una tela ogni giorno e mezzo. Ovvio, non tutte le tele sono riuscite come questa notte stellata, non tutte sono diventate dei capolavori così, ma voi dovete pensare che lui passava il suo tempo solo a dipingere. C'erano solo lui, la pittura e suo fratello, al quale scriveva, si può dire, quotidianamente. Ecco perché vi ricordate nel film era così amico del postino, non poteva non essere. In questo manicomio, ecco, mi ero dimenticata di dire questa cosa. Nel manicomio lui viene ricoverato su base volontaria, cioè è lui stesso a capire di avere bisogno d'aiuto, però tutti i cittadini di Arles, dove lui abitava prima di essere ricoverato, avevano firmato con grande cattiveria, l'abbiamo visto anche nel film, una petizione per farlo ricoverare in manicomio. Le firme raccolte dalla petizione non furono abbastanza per avere il ricovero coatto, ma è lo stesso Vincent a farsi ricoverare. Vado avanti, scusate l'interruzione. Quindi in questa sua permanenza lui continuerà a dipingere, a prendere schizzi come questo meraviglioso schizzo che poi non è altro che quello che diventerà la notte stellata, no? Lo vedete benissimo, no? Ci sono gli stessi elementi, ci sono però delle differenze, non è proprio identico al 100%. Volendo ben guardare, aspettate che provo a cambiare l'ordine, così che ecco qua. Se voi guardate, non è proprio identico. Ci sono delle differenze. No, scusate, sto spostando quello sbagliato. Ci sono delle differenze perché, ad esempio, il vortice è leggermente diverso, il paesino magari ha dei tetti differenti, però è impressionante la somiglianza. Vedete? È veramente impressionante. Allora, nascondo nuovamente questo schizzo e proseguo nella spiegazione. Eravamo arrivati, se non ricordo male, a dire dove si trovava Van Gogh, a spiegarvi in che luogo lui l'ha dipinto. Quello che ovviamente dobbiamo dire è che non può essere un dipinto en plein air, non era lì a dipingerlo, anche perché se lui avesse visto questo paesaggio, al massimo poteva averlo visto dalla sua stanza, dall'alto, ma a dipingere lui si trovava nella camera invece a pian terreno, quindi non poteva in nessun modo avere questa visione. Non è un dipinto en plein air, non è un dipinto
dal vivo e fatto a memoria. Prova ne è quel campanile che lui non poteva in nessun modo avere visto. Questo periodo sembra ossessionato da questi elementi, il cipresso, il campo, anche il campo di grano. Qui questo campo è appena appena accennato sopra le case, vediamo queste ondulazioni che sono appunto il campo, però qui oltre al cipresso, al campo di grano che ritroveremo, alle case del villaggio, c'è potentemente la presenza delle stelle. È qualcosa che raramente lui dipingerà, lo farà solo in tre dipinti. Ora non ricordo se l'ho messo qui, no, devo andare a cercarlo da un'altra parte. Allora, datemi un attimo che vi trovo gli altri due dipinti dove appunto lui rappresenta le stelle. Tolgo questo un attimo, tolgo anche questo un attimo, se no non mi vedete. Ok, stavo commettendo l'errore dell'altra volta che io pensavo voi vedeste una cosa e invece ne vedevate un'altra, eh. Prima o poi mi impratichisco, datemi tempo. Allora, eccolo qua, dovreste vedere, qua ho raccolto alcune immagini che mi potevano servire per oggi. Quindi, una delle immagini, quella che volevo farvi vedere, per finire il discorso, quello della sua ossessione verso questi campi, no? Questo campo di grano, diciamo così. Eccolo qua. Questa è un'altra immagine, molto somigliante come profilo a quella che abbiamo appena, appena visto. Questa immagine è ancora quella dei cipressi, questa è tutta la notte stellata. Ecco qua quei due quadri che vi dicevo, no? Quelli notturni. Vedete che anche qui le stelle comunque emanano la loro luce quasi fluorescente nel resto del cielo. Il cielo sembra capire che ci sono le stelle perché muta di colore sotto di esse, soprattutto in questa bellissima notte stellata sul Rodano, che è anche la scena finale del film Loving Vincent. Allora, torno, scusate, torno a noi. E datemi un attimo, ecco qua, rimetto l'immagine, rimetto no, non questa, rimetto l'immagine di prima. Allora, stavamo dicendo, perché Vincent è così ossessionato dalle stelle? Lui penso che sia quasi un fattore mistico o religioso, no? Comunque il cielo per noi ha sempre avuto questa valenza, questa importanza ed è sempre stato visto come legato in un certo senso agli dèi, a Dio, alla religione in genere. Forse anche per Vincent era così. Diciamo che non lo sappiamo con sicurezza. Quello che invece sappiamo con sicurezza è che a Vincent questo quadro non piaceva. Cioè, lui ha creato un capolavoro e nelle lettere che ha inviato al fratello ne ha parlato come di uno dei suoi più grandi insuccessi. Pensate un po', cosa vuol dire l'autostima di una persona? Cioè, ha creato l'opera che forse tutto il mondo è in grado di riconoscere a prima vista, anche se lo chiedete a un bambino, sa dirvi che è un quadro di Van Gogh, e al tempo stesso era convinto di aver fatto flop, di aver creato una schifezza. Pensateci, è veramente incredibile questa cosa, no? Veramente. Allora, vado avanti ad analizzare. Andiamo a vedere un pochino più nel dettaglio. Allora, dicevo prima che dovremmo dire a questo punto quali sono gli elementi principali. Vi ho detto che non si può. Cioè, sì, si può dire quali sono gli elementi, non l'elemento. Io qui ho cercato di mettere in luce tutti quelli che per me sono importanti.
Non saprei dare un ordine di importanza, però voglio farvi notare una cosa e qui devo fare ritornare la mia, eccola qua, la mia Starry Night. No, ho sbagliato, ogni tanto sbaglio, abbiate pazienza. La mia Starry Night. Allora, se voi guardate, quest'opera è assolutamente dinamica. No, tutto sembra muoversi, non c'è niente di fisso, tutto sembra instabile in movimento. Però, in un certo senso, anche se è così dinamica, anche se ci sono così tanti punti diversi di interesse, in un certo senso è bilanciata. Da cosa è bilanciata? È bilanciata dalla presenza, da una parte, del cipresso e dall'altra della luna. Quindi questi due elementi che hanno quasi lo stesso peso visivo, che hanno quasi la stessa importanza, riescono ad equilibrare il dipinto. È come se voi su una bilancia metteste due pesi uguali. I due piatti della bilancia si fermerebbero in equilibrio. Quindi è vero che vi ho detto che non ci sono gli elementi più importanti degli altri, ma forse questi due elementi sono quelli che più degli altri attraggono la nostra attenzione e che riescono a bilanciare il dipinto, che per tutto il resto è assolutamente instabile. Andiamo a vederli tutti e due. Allora, il cipresso. Il cipresso è un elemento simbolico, è un albero che voi trovate in un luogo particolare. Non so dirvi perché, perché io lo trovo un albero bellissimo. È l'albero che voi trovate nei viali che conducono al cimitero. E quindi il fatto che lui abbia voluto questo cipresso nel suo quadro, in un momento così instabile della sua vita, così tormentato della sua vita, non può non avere un significato, non è solo un albero. Questo è il mio parere, il parere anche di molti altri. In più la forma, no? Avete in mente le piramidi che collegano la terra al cielo? Anche questo cipresso è come una freccia, che punta in alto, punta verso il cielo, ma è ancorato alla terra. È come dire, io sono qua in terra, però mi piacerebbe tanto raggiungere le stelle, ma so che quelle stelle le raggiungerò solo quando la mia vita avrà avuto termine. Un po' è questo il significato, no? Cipresso, cimitero. Sono sulla terra, ma vorrei essere là, lassù, dove ci sono le stelle. Queste stelle che affascinano a dismisura il nostro Vincent, no? Queste stelle che poi in certi momenti della notte, sapete quando appare Venere, che non è una stella, è un pianeta, però diventano ancora più luminose. Sembra che si dilatino nello spazio e lui le ha fatte dilatare a dismisura, no? Dal nucleo centrale della stella sono diventate delle sfere ardenti. Le pennellate hanno seguito tutta la forma della nostra stella, vediamo in particolare, hanno seguito la forma della stella o di Venere, questa potrebbe essere Venere così grande, per amplificare lo spazio, per fare come diventare fluorescente questo cielo, no? Che sembra infuocato, come se tanti falò si fossero accesi in questo cielo notturno, che quindi non ha un unico colore. Il colore passa, vedete, dal blu viola al nero, a un indaco, quindi un azzurro chiaro, per essere poi sporcato addirittura da pennellate di giallo che insieme al blu formano un colore turchese. Quindi il cielo assume delle sfumature diversissime. Le pennellate, ve l'ho detto, sono dense, sovrapposte, materiche, sono capaci di creare una texturizzazione. Qua torniamo alla classe prima, ma vabbè, non ci torno, ve l'ho spiegato cos'è la texturizzazione. Capaci di creare una texturizzazione che riesce a rendere l'effetto proprio della superficie, ci pare di vederla, ci pare di toccarla, no? È un quadro, ma ci pare uscire dalla tela, che
che lo imprigiona. È una capacità che ben pochi pittori hanno. E lui ci riesce da autodidatta perché non ha mai studiato pittura, non ha mai frequentato corsi, ha iniziato a dipingere tardissimo. Quindi non è sbagliato definire Van Gogh un genio, come ce ne sono pochi. Allora, torniamo alla nostra analisi. Ritorno a far vedere però il quadro completo. Allora, abbiamo detto che ci sono questi due elementi che bilanciano, ci sono queste stelle pulsanti. Dov'è la linea dell'orizzonte? Allora, qui non è come nell'urlo alta, qui è bassa. Lui sta guardando le stelle, lui è in alto, lui sta guardando le stelle, è sopra il paese, no? È sopra quello che potremmo definire anche in questo caso il costruito e in un certo senso anche in questo caso l'indifferenza degli altri esseri umani che non l'hanno mai accettato, che non gli hanno mai voluto bene. Lui è sopra, lui sogna di essere sopra, no? Lui è su in questo cielo, lui è in alto, la linea dell'orizzonte è più o meno all'altezza del vortice che taglia la punta del cipresso. Non è, anche in questo caso, casuale. È vero che ho detto che quando lui prende gli schizzi si trova in una stanza ai piani superiori, però pensateci, pensateci anche in questo caso se è casuale. E come nel dipinto di Munch, forse questa è una delle poche cose che hanno di uguale, tutta la natura è sconvolta, e quindi tutta la natura è in sintonia con lui, tutta la natura sente la sua sofferenza, è sconvolta, è vorticosa, è pulsante, mentre le case ignare, ignare nel senso che lo ignorano, le case ignare stanno sotto con le loro lucine accese, con la loro vita quotidiana che lo esclude, che non lo considera. E anche qua c'è molto da pensare. Mi sono un po' dilungato su alcune cose, probabilmente ne ho dimenticate altre. Fatemi riguardare i miei appunti e torno da voi. Un attimo solo, ragazzi, che volevo vedere se mi sono dimenticata qualcosa. Allora, abbiamo già parlato. Abbiamo già parlato degli schizzi che aveva fatto lui, quindi di quello che si vede dalla sua camera. Ecco, non ho forse detto ancora molto dell'interpretazione. In realtà ho solo descritto, sebbene nel parlare è quasi automatico per me farne anche un'interpretazione. Vi ho detto che a lui questo quadro non piaceva, l'ha scritto più volte al fratello, e addirittura non lo invia al fratello, no? Non lo invia perché le spese di spedizione costavano molto, lui era povero in canna e secondo lui non era un quadro ben riuscito, quindi non lo invia. Ma al tempo stesso la notte lo attrae. Voleva rappresentare la notte, qualcosa che già aveva voluto fare, e ve l'ho già detto. È come se per lui queste stelle fossero dei puntini, no? Su una mappa, come qualcosa che lo riusciva a collegare con il cielo, e il cipresso è il tramite, no? In un certo senso l'interpretazione io ve l'ho già data quando ho parlato di questo cipresso, no? Questo cipresso che collega la terra e il cielo, questi puntini come in una mappa, no? Quando voi vi segnate i vari punti, le varie tappe del vostro cammino, dovevano collegarlo al cielo. Questa, secondo me, è una delle interpretazioni più corrette per questo dipinto. Poi ce ne possono essere tante altre che poi si collegano ad esempio all'uso dei colori, che si collegano ai contrasti che ci sono in questo dipinto. Però secondo me questa forse è la più corretta. Io non voglio influenzarvi, per cui
Aspetto le vostre interpretazioni, non voglio che voi la dobbiate pensare per forza come me. Sono stata molto felice di leggere in alcuni, anche quando si trattava di dare un giudizio dell'analisi di Munch, alcuni mi hanno scritto: non mi è piaciuta. Voi non siete obbligati a farvi piacere tutto. L'importante è che le cose che scrivete siano motivate. La parte di scheda, scusate se faccio questa digressione, che avete già fatto su Munch, che mi è piaciuta di meno in generale, perché poi alcuni l'hanno fatta bene, di meno in generale è la parte che riguarda la vita dell'autore e la corrente artistica di appartenenza. Qui dovete cercare di essere un po' meno sintetici. È vero che non potete scrivere un romanzo, però qualcosina in più di quello che avete scritto in generale, sto dicendo in generale, non tutti, potete farlo. Allora, mi fermerei qui con l'analisi, mi pare di aver detto quasi tutte, tranne forse dei cenni sulla luce. Ecco, non ho parlato della luce, infatti stavo guardando adesso che non ho parlato della luce. Allora, anche in questo quadro, come nel quadro di Munch, troviamo dei grandi contrasti di colori complementari. Assolutamente manca il rosso, però. Il contrasto principale è tra il blu violaceo e il giallo e tra l'indaco e l'arancione. Quindi questi sono i due contrasti principali. Questo crea proprio un'atmosfera quasi irreale a tutto il dipinto. Proprio questa capacità anche di rendere la brillantezza di un colore attraverso il contrasto con l'altro colore. La luce, cosa potremmo dire della luce? La luce in teoria dovrebbe essere quella naturale perché siamo all'aria aperta, ma la luce non è coerente, non è la luce che potrebbe produrre la luna. Quindi, cosa potremmo dire di questa luce? Alcuni nell'altro dipinto mi hanno scritto che è artificiale. Non potremmo dire neanche così. Secondo me, non l'articolo, scusate, l'aggettivo giusto per descrivere la luce è innaturale, non artificiale, perché non c'è una lampadina. La luce è quella della luna, ma non è quella che la luna produrrebbe naturalmente. Quindi voi mi dovete dire che l'illuminazione è innaturale. È la luna, sono le stelle che producono la luce, ma la condizione che noi vediamo nel quadro non è coerente con la luce che dovrebbero produrre le stelle. C'è questa luminescenza, quasi fosforescenza, no, di tutto. Allora, mi fermo veramente adesso qui. Due parole, aspettate che torno. Ecco qua. Due parole sulle nostre prossime lezioni. Allora, questa lezione sarà seguita da una scheda di lettura come quella che abbiamo già fatto. Sarà, secondo me, identica, cambierà solo, ovviamente, l'artista, quindi cambieranno solo le cose che dovete scrivere, ma le mie domande molto probabilmente rimarranno identiche. Adesso valuto, ma più o meno sì. Questa scheda avrete tempo come l'altra, più o meno. Fatela entro una settimana in modo da non rimanere più tanto indietro. Però mi raccomando, io vi consiglio di farle nel periodo in cui la nostra scuola è forzatamente chiusa, altrimenti sono costretta a farvele fare dopo in classe ed è più difficile. E poi queste schede vi servono per una verifica che faremo online. Ma non voglio spaventarvi oltre, ve ne parlo la prossima volta, dai, non anticipiamo i tempi. Prima di altre lezioni, però, la settimana prossima io vi voglio vedere. Ho bisogno di vedervi, mi mancate. Sembra, cioè, so che voi direte: non è possibile, come facciamo a mancare la prof che ogni tanto perde la voce per dirci di stare zitti o stare fermi? Eppure mi mancate. Quindi ho studiato un modo per potervi vedere. Ho condiviso il più possibile il link che vi rimanda alla mia video lezione, ma comunque se ancora non fosse passato, ve lo faccio vedere anche qui. Un attimo che tolgo
La notte stellata, che tolgo anche questa. No, mi sono tolta. Che tolgo anche questa. Allora, dicevo, vi faccio vedere un link. Allora, questa. Ok, aspettate. Che andiamo a su YouTube. Allora, per chi ha il link, basta cliccare il link. Per chi non ha il link, o va sul mio canale, che si chiama come me Silvio Orlandini, oppure cerca il nome del video, e quest'ultimo che ho fatto, questo che si chiama Restiamo in contatto. Ok? Lo faccio solo partire in modo Io che adesso inserisco. scusate, è partito ma è troppo avanti. In questo video vi spiego esattamente tutti i passaggi che voi dovete fare per creare quella che poi vedrete alla fine del video. Ecco qua, alla fine del video faccio vedere che praticamente quello che voi vedrete entrando in videoconferenza con me. Comunque non ve lo spiego qua, qua vi dico solo che durante questi giorni, diciamo così, prima di lunedì, anche se la videoconferenza non sarà sicuramente lunedì, devo ancora calendarizzare tutto. Prima di lunedì andate a scaricarvi l'applicazione o andate a scaricarvi il programma su computer. Poi non fate più niente. Una volta che vi siete scaricati la vostra applicazione, adesso vi faccio vedere. Allora, una volta che vi siete andati a scaricare o questa che adesso sto facendovi vedere, che è il programma per computer, o questo che è l'applicazione per il telefono. Basta, non fate altro. Aspettate ulteriori mie istruzioni. Scaricate, installate, basta, fine. Spero di essere stata sufficientemente chiara. È stata una lezione un po' lunga. Abbiate pazienza, ma ho dovuto anche dire delle cose che non riguardavano storia dell'arte. Allora, al più presto vi carico anche il nuovo modulo per l'analisi dell'urlo, dell'urlo, pardon. È che in questi giorni veramente sto facendo tante cose insieme. L'analisi della notte stellata, probabilmente già stasera. Ad ogni modo, vi dico che mi mancate, credetemi. Cerchiamo, è per quello che ho intitolato il mio video così, di rimanere in contatto con i pochi mezzi che abbiamo. Ma è già qualcosa, una grande cosa, ve lo assicuro. Vi mando vi abbraccio virtualmente tutti e vi auguro una buona giornata. Ciao ragazzi, un abbraccio.